un'apertura all'emergenza dovuta al Covid-19. Nel pomeriggio conosceremo i nuovi dati sui contagi e le decisioni sia della cabina di regia nazionale che della task force regionale su eventuali nuove restrizioni. Da Padova al Palauda di Chieti arrivano rinforzi per la campagna vaccinale e ci colleghiamo in diretta con Anna Di Giorgio. Buon pomeriggio Anna. Dunque ti chiedo subito, sono già arrivati i volontari vaccinatori? Sigigliola, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. Con la telecamera di Andrea Berardinelli oggi siamo venuti al Palauda dell'Università d'Annunzio di Chieti, lo vedete inquadrato alle nostre spalle, per parlare della campagna vaccinale agli ultra ottantenni che andrà avanti fino a domenica in questa sede, grazie alla collaborazione che è stata sottoscritta tra la ASL di Lanciano Vasto Chieti e l'Università d'Annunzio. Questa mattina tra l'altro sono arrivati proprio qui anche i volontari e il personale sanitario del Comitato Mani Unite per Padova, che darà un forte supporto anche a questa campagna vaccinale. Rimarranno qui questi volontari per circa una settimana per procedere poi anche con le altre vaccinazioni. Un gemellaggio quello con il Comitato Mani Unite per Padova, che era già stato avviato con la ASL di Chieti nel primo lockdown per una serie di progetti e di iniziative per i piccoli degenti, dunque per la pediatria. Ma intanto qui sono partite proprio oggi, andranno avanti fino a domenica le vaccinazioni per gli ultra ottantenni, poi lunedì si partirà anche con le vaccinazioni con AstraZeneca, dopo il via libera, diciamo, che c'è stato appunto ieri dall'EMA, dall'Agenzia Europea del Farmaco, che ha ribadito che il vaccino anglo-svedese è sicuro ed efficace, che i rischi legati alla somministrazione del vaccino sono nettamente inferiori rispetto ai benefici. Anche di questo abbiamo parlato proprio con il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, che era presente questa mattina, insieme anche al rettore Sergio Caputi dell'Università d'Annunzio. Se sei d'accordo, Gigliola, io farei sentire proprio le parole del direttore generale Schell e del rettore Caputi e poi ti restituirei la linea. Da Chieti è tutto. Sì, noi siamo a buon punto nei comuni di zona rossa di cui fa parte Chieti, per cui con l'apertura del Palauda oggi noi vaccineremo questo weekend circa 1000 anziani di Chieti, dei 4000 avendo diritto qui, grazie anche all'Associazione di Volontariato di Padova. La prossima settimana questo palazzo sarà luogo di vaccinazione con AstraZeneca per le forze dell'ordine, carabinieri, vigili urbani e personale e studenti dell'università stesso, per riprendere poi probabilmente il prossimo weekend per altri 1000 anziani. AstraZeneca, come appunto era scontato, è stato riammesso, da oggi pomeriggio si può vaccinare. Noi chiaramente abbiamo bisogno di organizzarci anche a chiamare le persone, per cui riprenderemo nei prossimi giorni anche la vaccinazione di AstraZeneca. Le liste erano già pronte, per cui grazie a tutti i volontari, che, diciamo, al personale dell'ASL, che si rendono disponibili 7 giorni su 7 per vaccinare per quello che possiamo, perché i vaccini non sono tanti quanti potremo appunto somministrare. Noi prevediamo ancora 10 giorni circa per la prima dose di vaccini per gli over 80, perché questo weekend, con qualche giorno in più ancora a Francavilla, dovremo finire nelle zone rosse. Avremo probabilmente, con ordinanza del Presidente Marsilio stasera, altri comuni in zona rossa, tipo a Tessa, per cui chiaramente lì si vaccina con priorità, ma abbiamo circa 4000 over 90 in tutta la provincia ancora da vaccinare, che faremo, diciamo, man mano che arrivano i vaccini tutti, per cui noi prevediamo circa 10 giorni, vaccini permettendo, di finire la fase 1. E a quel punto si arriva alla fase 2 del piano vaccinale nazionale, che sono appunto i fragili, compreso i caregiver, nel senso i familiari, partiremo nella fascia 80-70. L'ASL di Chieti ci ha chiesto il supporto, un supporto stabile, come diceva lei, per il Palauda qui, che finché sarà necessario rimarrà a disposizione per fare le vaccinazioni, e stiamo cercando anche di aiutare la ASL con dei nostri volontari, sperando che presto, al più presto,
diano il consenso, e sarebbe veramente il caso di farlo in fretta, agli odontoiatri, agli specializzanti e altre figure di poter eseguire le vaccinazioni. E quindi, perché il problema è questo. A questo punto mancano le dosi vaccinali e aspettiamo che consegnino i vaccini.